Le erbe melle è una cosa che inseguivamo da tanto tempo. Al cane piacciono gli snack morbidi e che sanno quel saporino di arrosto buono, ok? L'idea qual è stata? Creare uno snack piacevole, gustoso, ma funzionale, che ha una funzione. Erbe melle, chi le poteva fare se non che pura natura che coltiva piante officinali? Ma uno snack utile per il cagnolino. Facciamo un esempio. Perché abbiamo fatto le mentoline? La menta è una pianta che quando la mangi fa un effetto fresco. La menta è una pianta debatterizzante che aiuta l'alito e quindi le mentoline è uno snack, una caramella molto morbida che pesa 3 grammi circa e serve per un cane di 3 kg. Mi spiego meglio. Un chilogrammo di cane mangia 1 g di erbe melle, una caramella 3 grammi per un cane da 3 kg, un cane da 6 kg 2 caramelle, un cane da 9 kg 3 caramelle, 12 kg 4 caramelle. Un po' di più, un po' di meno non fa niente, ma è la funzione della menta che è dentro in una grande quantità, ma è molto appetibile perché è dentro un sughetto di carne di maiale, senza cereali, con un po' di patate e molto ricca di questa pianta officinale. Se abbiamo le erbe melle, abbiamo anche le amiche per la pelle. La pianta regina della pelle è la bardana, l'elicriso. Sono piante depurative del fegato, ma che vanno ad aiutare la pelle. Quindi le erbe melle con la bardana e l'elicriso sono degli snack funzionali che aiutano la pelle. Attenzione, non c'è pochina di bardana, ma ce n'è veramente tanta per dare una funzione. Ecco perché una caramella per un cane da 3 kg, perché non è uno snack normale, è uno snack funzionale. Se parliamo del relax, dobbiamo parlare della camomilla, della melissa, piante che tranquillizzano in natura l'uomo negli infusi, ma nel cane la melissa e la camomilla hanno una funzione di rilassare l'apparato dell'intestino, quindi tra virgolette aiuta per le flatulenze. La camomilla aiuta lo stomaco. Eccolo che le piante del relax hanno un effetto di relax psichico, ma anche molto importante per il sistema digerente. Articanepine, cosa sono? Artiglio del diavolo e olio di canapa. L'olio di canapa è molto ricco di omega 3, omega 6, ma soprattutto quest'olio è molto importante come coadiuvante aiuto per le articolazioni. Abbinando l'artiglio del diavolo con l'olio di canapa, si ha un grande aiuto per i cani anziani con questo snack funzionale molto appetibile. Il sacchettino è sottovuoto, ok? E lo snack è molto morbido perché se noi andiamo a vedere un'erba mella, ok? E ve la faccio vedere subito. Se io vado a vedere com'è fatta questa erba mella, è proprio molto gommosa, ok? Ed è proprio gommosa grazie a questi infusi di erbe officinali che vanno dentro al prodotto. Le erbe melle, ancora più carine e belle, sono quelle dopo il relax abbiamo pelo e muta. Sostanze importanti come l'equiseto, la vitamina D3, la biotina aiutano la forza dei capelli, ma del pelo del cane. Quindi spazzolare bene il cane nel periodo di muta, un pelo forte aiutato dalle piante officinali come l'equiseto che è ricco di silice organica con le vitamine famose per i capelli, dà un grande effetto di aiuto per il pelo e la pelle del cane. Poi l'altro sono le difese immunitarie, le dolci difese immunitarie, cane anziano, cucciolo, perché no, anche il gatto, l'echinacea. La propoli sono sostanze che aumentano le difese immunitarie. Ricordiamoci che il cane e il gatto vivrebbero in natura trovano tante sostanze immunostimolanti. Difese immunitarie forti, buone, piante officinali che aiutano le difese immunitarie, importante. L'erba gatta e l'erba medica,
L'erba gatta è la nepeta cataria che coltiviamo noi, biologica, e l'erba medica che coltiviamo in uno snack morbido per gatti con un cubettino piccolo, molto ricca di fibra, aiuta, facilita l'espulsione dei boli di pelo. E le erbe dei reni, tutte quelle erbe che vanno a favorire la diuresi nel gatto, aiutare la diuresi. Le erbe melle sono degli snack, pesano 200 grammi, hanno, scusatemi, 150 grammi, hanno tutta la potenza della natura, tutta la potenza delle piante officinali, con il gusto e il sapore di uno snack fatto con le nostre erbette e vegetali biologici che coltiviamo. Con tanto amore, pura natura, le erbe melle per loro.